telefono con fanpage.it, Alessio Villarosa, Movimento 5 Stelle. Ben trovato. Grazie per la telefonata. Villarosa, lei ha fatto una denuncia riportata anche dal blog di Beppe Grillo sul presunto blocco del Partito Democratico dei fondi per liberare le scuole dall'amianto. Ci spiega meglio questa sua denuncia? Sì, guardi, la cosa più grave è che è arrivato un emendamento di SEL che chiedeva di accelerare il più possibile l'eliminazione dell'amianto dalle scuole nelle quali vanno i nostri figli. E allora io appena ho visto l'emendamento mi sono immediatamente girato verso la mia commissione competente cultura e ho detto: scusate ragazzi, ma sono sicuro che questo emendamento lo approveranno, come si fa a bocciare un emendamento del genere? E invece mi hanno immediatamente detto: no, guarda che hanno intenzione di bocciarlo, anzi facciamo un po' di interventi per cercare di spiegare che è una cosa assurda bocciarlo, anche perché la cosa più strana e che fa veramente male è che sono stati investiti dallo Stato italiano più di 2 miliardi di euro settimana scorsa per metterli all'interno di una banca che farà investimenti in Asia, la Banca Asiatica per gli investimenti, farà investimenti nella Via della Seta. E io dico, uno Stato che bandisce un prodotto come l'amianto, che lo rende illegale e viene a scoprire che i bambini che vanno a scuola hanno l'amianto sulla testa, il giorno dopo, la mattina dopo, si deve immediatamente mettere al lavoro per levarlo nel giro di una settimana in qualsiasi scuola. E invece no, viene bocciato un emendamento che chiede l'accelerazione per levare l'amianto dalle scuole e vengono dati invece 2 miliardi di euro per fare gli investimenti in Asia alle solite lobby italiane, delle grandi aziende italiane che andranno a fare investimenti lì. E questa è una cosa che veramente ci ha lasciato, io ieri sono rimasto, perché ne ho viste insomma di proposte di buon senso bocciate qua dentro, ma questo sono rimasto totalmente allibito. La Malpezzi però ha detto che i bambini, diciamo, non che i bambini, comunque i genitori, le scuole che vedono amianto possono diciamo segnalarlo sul sito internet. Ma devono essere i bambini o bisogna fare una task force? Per andare a indirizzare immediatamente chi è all'interno delle scuole per verificare, ma non oggi, già questa cosa doveva essere, non doveva assolutamente esistere amianto nelle scuole, già oggi, perché si sa che c'è dell'amianto nelle scuole. Io 2 anni fa ho fatto un'interrogazione in merito all'amianto all'interno delle caserme della Guardia di Finanza, cioè ci sono ancora su 77 casi riscontrati 15 anni fa, ancora la metà sono con l'amianto e ci sono lavoratori che lo Stato paga, lavoratori dello Stato, cittadini dello Stato che continuano ad operare in quei luoghi nei quali c'è un prodotto che fa morire le persone. Che cosa volete fare? Ora la Commissione Cultura sta cercando di mettersi al lavoro per presentare una nuova proposta, ma il problema è che questo governo non ha intenzione di spendere soldi per le cose, per la salute dei cittadini, anche perché vediamo che ogni anno vengono tagliati soldi proprio alla sanità. Quindi con questo governo noi presenteremo sicuramente altre proposte, ma purtroppo crediamo che come sono riusciti a bocciare una proposta di genere, bocceranno le altre. Quindi l'unica possibilità nostra è quella di andare al governo e nelle singole città magari usare i nostri sindaci per cercare di risolvere i problemi in autonomia, anche se stava stato, perché non è possibile che questi bambini si trovino in dei luoghi nei quali possono respirare delle microparticelle che poi li vanno a far ammalare e uccidere. C'è una follia, io rimango, me ne andrei da questo stato solo per l'emendamento di ieri, guardi, glielo dico con tutto il cuore. Bene, grazie onorevole. No, onorevole no, non mi appello. Va bene, grazie. Grazie a voi.